Dici? Ma le grandi hotel dico, Ah, infatti dopo li visto che becco c'è là. la gente lì a Grazie. aspettare. Mi dice due robe sulla sua vita, Edoardo. No, no, ma che vita, non c'è da Cioè, raccontare mi raggela così. nulla. Non c'è da raccontare niente. Allora, almeno questo, Edoardo Grassi, 1900 e... No, l'anno di nascita, privacy. No, no. Quindi allora dico io, calcio tedesco, basket, redazione Mediaset Premium, si vede lì, Mediaset. Sì, il premio non c'è più. Aspetti. Ma c'è giusto perché era stanco. Allora c'è il pezzo sul basket la domenica notte. Sì. Poi il calcio tedesco. Perché facciamo quello ormai si fa. No, ma io faccio. Io volevo la carriera, però. Però dico amichevolmente, non è un momento di grande. No, ma lasci stare il momento. Quando arriva a Mediaset? 1900 e? Mi vergogno a dirlo. Nel 91. Ah, quindi sono 30 anni. Ma tanti miei colleghi sono arrivati 30 anni fa, perché praticamente 30 anni fa Legge Mammì hanno. L'ho studiato per il concorso RAI che ho perso. E si studia anche per l'esame, però, da Bravissimo. Professionista. Poi, Edoardo, cosa mi dimentico? Basket, calcio tedesco. Cosa ho detto prima? Ho detto un'altra roba. Siamo sportvari. Ah, sì, certo. Caporedattore, vice caporedattore. No, misero, caposervizio. Il versante privato è privato, quindi non mi dirà nomi di moglie, figli, parenti, genitori, no? Le professioni, gli anni, l'età. Avere tre figli e una moglie, insomma. Gli diciamo i nomi? No, privacy. Che lavoro fanno, ancor meno? Sono piccoli, studiano, studenti. Di dove, dove è nato Edoardo? Sono nato a Desio. Ah, quindi Bergamaschi, il basket. No, ma che Bergamaschi? Non Desio è... Ma no, ma Varese? No, Brianza. No, ma il basket di Desio, chi è il simbolo? Non c'è? Il simbolo del basket di Desio... Magari mi confondo con Arese. Bergamaschi era d'Arese? Bergamaschi Arese. Ah, ok. No, adesso c'era Bernardi, il simbolo di Desio è Mike Brown, che poi giocano l'NBA. Poi Desio. Abitanti di Desio? 42.000. Vive ancora lì, no? Qui abito a Seregno, che è un paese vicino. Seregno, la Pro Seregno è stata in C anche? Sì, questo Seregno momento. È stato anche in B. Ecco, colori sociali, rosso-blu, no? Seregno è una maglia blu. È stato in B a tre riprese, adesso è tornato in C. Domenica ha pareggiato a Padova, grande risultato. Perché non mi dice gli anni, Edoardo? Niente, è come Civettuolo, come le bellissime. No, siamo a 61. Quindi è un 60. Quanto manca la pensione? A me purtroppo, piace scherzare. Purtroppo mancano 6,5 anni, per fortuna dipende. Vabbè, ma... Si va a 67 anni. Poi la lascio, Edoardo. Chi era dal 1960 a quando io la scopro firma di Mediaset? Guardi che con Ugo Russo, Radio Rai, Russo, mito. E con Daniele Scarpa, il polemico, cinque, eravamo in lockdown, ho fatto con dei fermi 5 ore. Vorrei farne 6 con lei. Dico, e la cosa che mi affascina è chi era dal 60 a quando diventa voce Mediaset, quando c'è la firma. Ma redattore? Ero corrispondente. Da Desio? Da Brianza, diciamo, esatto. Per la cronaca? Cronaca e qualcosa. E poi? Sport. Il primo pezzo dove l'ha fatto? Proprio, allora, il primo pezzo a scuola, a 14... Un giornalino che si chiama Cittadino. No, non è un cittadino di... quello di Lodi. Ah, Monza e Brianza. Un cittadino a Monza con varie edizioni. Quanti anni aveva? 16. Pagato? No, per anni 0-0, Nisba. Il primo pagato? Era Super Basket 1980, quindi un altro basket. Quindi aveva 20 anni. Il direttore era già ancora. Grande Aldo Giordani, sì. Scrisse di Desio? Sì, esatto. Ovviamente. Mi aiuti, chi è verde? Desio o Arese? Arese? La maglia verde chi c'è? Ha avuto la maglia verde all'epoca della Filanto. Filanto, però, con Pino Motta, allora marito di Antonella Clerici. Esatto, però non confondevo Desio e Arese perché. No, sono io che... Arese ha avuto un'epoca... Mi aiuti, Cantù sì. Gioca, ha giocato l'Euro... Gioca ancora adesso, ecco. Malgrado la retrocessione gioca ancora E io me le sovrappongo. Sì, qual è la distanza, Edoardo? Consideri che io sto a Reggio Emilia, sono un esperto di Emilia. Desio è esattamente a metà tra Cantù e Milano. No, la distanza fra Desio e Arese. Arese è attaccato a Milano, sono 20 chilometri, 18 chilometri. Però in comune, a parte il mio confondermi, c'è solo il basket. Cioè, sono confondibili per il basket. No, Desio e Arese non sono confondibili perché sono tanto. Arese è un paese, Desio è una città, Arese è un paese. Dov'è Edoardo? C'è andata mia moglie, c'è un bellissimo, mi aiuti,
No, centro commerciale. Arese. Mi sfugge, come si chiama? No, centro commerciale. Sì, ma qual è il nome? Hanno un nome tecnico, ce n'è una a Parma, bello. Insomma, una galleria di negozi infinita, adesso mi sfugge. No, non è un. No, è un centro commerciale. Non ci sono. Che squadra tiene, Edoardo? Juve. In Germania? Tutte. Una? Il Werder Bremen? No. A me piaceva il Werder e. Poi ha giocato a basket? No. Ha fatto qualche sport? Ciclismo e tennis da tavolo, quindi. Grandi sport. Beh, c'è chi è uno sport serio, se lo fai seriamente in uno facevo seriamente. Mi dice, mi racconta un litigio e mi racconta quello a cui fra qualche mese gli dice guarda, mi ha costretto, mi ha fermato, Vanni, come tanti, poi vabbè non ci conosciamo abbastanza, io l'ho fatto perché mi fa pena, se vuoi fatti un'occhiata sulla mia storia. Il miglior amico nel giornalismo e una volta, magari non diciamo il colpevole, in cui ha fatto come Capello con Gullit. O lei ha appeso al muro qualcuno o viceversa. Un litigio una volta violento con un giornalista. Lo diciamo chi? Non lo diciamo. Polpoverissimo vuol dire TV. Vuol dire TV. Cioè vuol dire. Vuol dire volto TV. Volto TV. È vivente? Di cui sono amico. Ma è vivente? Vivente, sta meglio di noi due messi insieme. E. Il miglior amico? Ne ho tanti di amici per fortuna. Non li citiamo, uno non lo scegliamo. Ha lavorato con Maurizio Mosca? No, direttamente, non direttamente. Però lavorava da noi, è un caro ricordo. Se le dico che non me la farà mai, ma devo a lui. Io ho collaborato con la Tribù del Calcio. Ricordo benissimo. Anche lei c'era. C'ero anch'io. Se quell'uomo, che è un grande, vanta di non essere mai andato ospite in TV, Paolo Zigliani. Su Twitter è Zigliani con molte. Sì. Come, che uomo è? Al di là di quello che ho percepito io, un'umanità incredibile. Piacentino. O cremonese? No, cremonese. No, Pardon. Un grande giornalista, dall'epoca del giorno, anni 80, quindi una lunghissima storia. La rubrica sul giornale in cui descriveva il tempo, Enrico Variale, aperta, il tempo è bello perché è variale, per me è un fuoriclasse. Sandro Ciotti, il popolare Vociotti, e ne aveva. Sabato Trippa. Questo nome? Sabato Trippa di Castellotti, chiamato. Era chiamato Castellotti. Aspetti, eh? Non me lo ricordo. Il nome di un piatto, perché insomma evocava. Non me lo ricordo. Evocava. Ah, quindi voi in redazione leggevate il giornale, Paolo Zigliani, le sue. Ma io non facevo ancora questo mestiere quando lui faceva la rubrica del sul giorno. Molto bello. Vasino da notte. Questo nome. E. E poi Claudio Pea, cioè, vabbè, insomma. Pea, ah sì, poi Paolo Rossi, Antonio Pea è il suo grandissimo amico. Antonio Cabrini, quella storia. Sì. La completiamo con Skype una volta, no? Già le ho fatto violenza una volta. No, io ho un ricordo di questo collega che si chiama Stefano Messina. Che aveva subito, io sa che sto a Reggio Emilia, l'avevo fatto a Modena, ecco, con ricordo un'intervista lunghissima, ecco, spero di non fare la sua fine, durata, in cui ha raccontato veramente la storia della sua vita. Non a me? Sì. Ma sì, era sì. Piccolina. Era stato un 10 anni fa. Sì, ma era breve, 3 minuti, 5. Comunque ero riuscito a condensare tutto, lì c'era tutto in scena. Ho fatto, ma non ricordo bene. No, è tutto perso perché mi hanno chiuso il canale YouTube principale. Avevo fatto, non sono sicuro, Federico Mastria. Sì. Ho inseguito per una vita. Sono andato, pensi, quando c'era il mondiale, sono andato al ristorante di famiglia di Monica Bertini, perché lei è un'amica ma è troppo importante. Sì, e vivo per queste cose. Poi sono stato a Castiglione Fiorentino, c'era premiata Lucia Blini. Un po', adesso faccio live e quindi sono a posto, ma spesso finisco lo spazio, quindi sa, già fai una forzatura, se ti fermi, poi me la portavano via, poi io sono un maniaco, le dirò questo, non è neanche carino che lo dica. Ho chiesto a De Zan, di cui mi sfugge il nome, Davide, se posso andare a riprendere la tomba del papà, sì. Traduco, io ho imparato la vita grazie alla TV. Grazie a quel ciclismo. Come tutti, no? Franco Bragagna insegna la geografia, ok? Cioè chi fa una diretta fiume è diverso un pezzo di. Quanto dura il basket? Un minuto e mezzo? Un minuto e mezzo. Quelli sono enciclopedici, lo possono essere volendo. Se uno ascolta Bragagna 5 ore, ti resta dentro. De Zan faceva. Sì. Ecco. Ed è un mito, poi ero bambino, una roba diversa. Mi ha detto che è eccessivo e pazienza. Pensi che una collega, siccome lascio le note vocali, ha fatto un esposto all'ordine per farmi smettere a futura memoria
e quello che l'ha fatta spazientire è l'idea che io facessi un video della tomba del papà, che è un grande papà. Ma queste interviste su YouTube, qual è la ratio? La ratio è un omaggio a dei miti. Allora, il motivo è... Il mito è... No. Del giro, se tu dai a Grassi o a qualche suo collega del mito, è la presa in giro, quindi... No, faccio un passo indietro. Io ormai sono disoccupato e per queste cose evitato ovunque. C'è Vanni, c'è gente che finge di ricevere una telefonata. Perché stai registrando anche solo, non so, un audio. Uno. Io non potrò mai lavorare in una redazione, ho 50 anni. Il mio compenso annuale sono 500 euro giornalistici per una serie di motivi. Fortunatamente non abbiamo figli, eccetera. È un omaggio a... E le dico di più, Edoardo. È chiaro che alcuni non li riconoscerei, ma io non vorrei fare i volti noti o le firme che conosco, i deschisti che non conosco neanch'io, e per quello non so, l'annuario dell'Ussi mi dice, perché ho fatto Gherarducci con Skype, mi aiuti in questo, Edoardo, mi dice il più grande deschista di cui io non ho mai sentito, ad esempio Catagnano, Domenico Catagnano, sì. Non l'ho mai visto, dalle mie parti non è venuto in video, non lavora ovunque TGCOM. E chi è un grande deschista di cui non ho mai sentito il nome? Non c'è. No, perché i nomi comunque qualcosa fanno. Bene o male una firma. Qualcosa fa, servizi. Ad esempio, sono rimasto male perché un amico, il nipote d'arte del ministro, aspetti, Massimo Rognoni. Siamo visti a Parma. Non me la fa e da qualche amico non l'accetto, insomma, poi capisco tutto. Matteo Dotto, c'ero vicino. Ma soprattutto Edoardo, è bello per me raccontare il pre, perché io vi ascolto, anche perché Edoardo funziona così, premesso che scrivo pochissimo, ma il suo pezzo della Domenica del Basket offre lo spunto da scrivere ai giornali il giorno dopo. Siccome magari io nel 2000 ho scritto in una domenica 20 articoli, alcuni tabellini. Quindi lì c'è tutto, lì lei fa il pezzo di colore. Anche noi ci attingiamo a varie fonti. Tipo che so, lei fa il pezzo su... Se parliamo di 6 partite, è chiaro che ne possiamo vedere una. Per esempio, lei sa, l'epopea di Brindisi l'ho proposta a vuoto 1000 volte. Il giorno in cui, non so, Trieste batte Milano, lei dà la notazione. Sì, certo. Io ho fatto tutto sport fino a 3 anni fa, fin qui sono stato fermato per questo. Magari Trieste c'è una bella storia e lei dice quello che aveva la tal malattia, no? Giornalista. Sì, sì. E quindi l'ho proposto. Sì. Per fare un esempio, anche se sul minuto e mezzo è dura che lei piazzi una storia, dico bene. Noi abbiamo una rubrica che si chiama Mag, il Magazine d'Italia. Quello non lo guardo. Lunedì alle 19 lì si racconta la storia. Lì devo dire, io tengo Sky, pensi che persino Zigliani teneva Sky, non ho la cultura, c'è stato un periodo che lo registravo, ma mi basterebbe, ho fatto un periodo lungo, Stefano Bizzotto, grandissimo. Ecco, egli ha subito tramite Skype un'ora e mezza. Edoardo mi ha fatto... Andiamo alle farfalle adesso. Qua ci sono Emanuela Maccarani. Che arriva da Desio qua. Di realtà locale. Grazie. Beh, sono felice. Vivo per questo. No, io...